Dal 1 luglio l'Ungheria detiene la presidenza di turno dell'Unione Europea. Alcuni eurodeputati a Bruxelles si chiedono se il primo ministro Viktor Orbán utilizzerà questo ruolo per continuare a bloccare o ritardare, come fatto negli ultimi anni, decisioni chiave all'interno dell'UE. La scorsa settimana sono stati avviati colloqui di adesione con Ucraina e Moldavia. E Orbán ha già espresso la sua opposizione alla candidatura di Kiev, minacciando di ostacolarla. Il suo governo ha più volte creato problemi per il via libera ai finanziamenti di cui ha bisogno per la guerra in corso. Orbán è stato a lungo accusato di smantellare le istituzioni democratiche e di violare gli standard comunitari sullo Stato di diritto. 2 anni fa, a tal proposito, la Commissione europea ha congelato miliardi di euro di fondi destinati a Budapest. Alcuni funzionari ungheresi hanno in ogni caso sottolineato che intendono agire in modo costruttivo durante la loro presidenza. Kötelezettségünk, de mi erre elsősorban lehetőségként tekintünk. Az új intézményi ciklus elején vitát kezdeményezhetünk, és irányt mutathatunk számunkra fontos kérdésekben. Domenica a Vienna, Orbán ha presentato una nuova alleanza parlamentare con il Partito della Libertà di estrema destra austriaco e il principale partito di opposizione ceco, Azione dei cittadini insoddisfatti. L'alleanza Patrioti per l'Europa arriva dopo le elezioni europee di giugno che hanno visto una significativa crescita dei partiti di estrema destra. La presidenza dell'Unione Europea ruota tra i 27 Stati membri e, sebbene la carica abbia poco potere reale, permette ai Paesi di mettere le loro priorità in cima all'agenda europea.